Urbe, Trafficus, Gaciara, Popolo Negozi, Scippus. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi pulcherrima dea, lei era la dea Pompea. Traffico, sfighe, armi, lettiche, notti, sprave e barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Ben-Hur, hello Ben-Hur. SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, notti imperiali. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone in minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su radio marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, poppi, 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 poppi. Cambia niente, i ricchi sempre più ricchi, i poveri rimangono poveri. Ma che ci fanno ora a fare tutti l'anni? È inutile che insisti, guarda, te lo dico come una sorella più grande. Non ti posso mantenere, va bene, sei licenziato. Ma padrone, io come faccio adesso? E come faccio io? Qui mi stanno succhiando l'anima. Il dazio sul trasporto, il dazio sulla vendita, il dazio sull'insegna, spese vive, spese morte. Ma padrone, io non costo niente, io mangio solo gli avanzi. Il problema è che qua non ci sono nemmeno gli avanzi. No, padrone, come farò? Come fai? Sei giovane, sei bello, sei aiutante, c'hai un avvenire davanti al futuro. La vita è dura per tutti. Ma io voglio lavorare, io devo lavorare, padrone. Mi dia una mano. Te la do la mano. Ciao, arrivederci. Vadì, non ci posso fare niente. Ora mi tocca fare lo schiavo a me che sono il padrone. Ma uno perché deve lavorare per poi sempre lavorare? E lei, Salvatore Pitagora? Medesimo. È lei che ha appena cacciato via questo schiavo? E lei cacciato? No, io gli ho tolto la schiavitù e gli ho regalato la libertà. Sì, la libertà di morirmi di fame. Non dire così, che queste parole mi spappolano il cuore dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho dato la libertà? Vai a lavorare. Dico bene, signor Centurione? Dice bene, però ci deve da pagare la tassa. Quale tassa? Quella sulla libertà. Che è sta novità? Per ordine del senatore Lucio Tributo, per ogni schiavo che verrà cacciato, il padrone dovrà versare una tassa pari a 10 volte il valore dello schiavo stesso. Allora non devo pagare niente, perché lui non vale niente. Moltiplicato 10 uguale 10 niente. In quel caso dovrà pagare una tassa fissa di 100 sesterzi. Allora me lo ripiglio, lo rischiavizzo e me lo riprendo, dai. Inoltre. Ancora. Per ogni schiavo si paga una tassa di 50 sesterzi. Io veramente non sto capendo niente, è troppo complicato. E deve da pagare. 100 se lo manna via, 50 se lo tiene. Beh, allora me lo prendo perché così risparmio, dai. E fa come te pare. A te lo schiavo, a me le 50 cucuzze. Hai visto quanto mi costa? Vai subito a lavorare, forza. Va bene, padrone. La tassa sulla liberazione. Ma che novità. Io ai politici, non sto parlando con lei, parlo dei politici, li manderei a fare i commercianti per una settimana. Allora sì che imparerebbero a governare. Che fai? Ma sto disgraziato, io lo butto nel Tevere, l'ammazzo. Non gli conviene, dottor. Fra la tassa sulla terra, erdazio sulla bara, l'imposta sulla fiacco eterna, e mi sa che gli conviene tenerselo vivo. No, io l'ammazzo e non dico niente a nessuno. Non ti ci abituare che ti venga a prendere a casa, eh? Se se ne accorge Augusta, mi fa vedere i sorci verdi. Mo Cesare, c'è lo sciopero dei mezzi, volevi farmi venire in ufficio a piedi. A piedi? Con sta scollatura manca attraversare i ponte Sublicio, te son pavano addosso prima. Ma io dico, ma che siamo a giro conciate così? Mo scusa, come piace a te, se cambi gusti, allora mi copro. No, no, per carità, non tocca niente, Bobby, niente. Arriviamo in ufficio e vedrai che te faccio sentire che è quasi primavera. Eccola, ho parlato troppo presto. È normale, a quest'ora c'è sempre traffico. Ho capito, ma qui stanno tutti fermi. Oh, levatevi! Vabbè, ho capito, fatemi scendere.
Largo! Levatevi! Oh! Permesso! Fate largo, largo! Fate passare, allora, dottore! Che è successo qui? L'hanno messa sotto, dottore, e sono scappati. Ma che sono scappati? Non si sono proprio fermati. Te credo che non si sono fermati. Volavano. C'ha ragione. Volava come la biga di mercurio. La biga di mercurio? Ma che stai a te? Era tutta luccicante, dottore. Correva che sembrava che nessuno la potesse fermare. Infatti non si è fermata. E ha sdraiato sto poro disgraziato. Fatemi passare! Fatemi passare! Annibale, figlio mio! Signore, ora ci penso il dottore. Grazie, dottore. Signora, io sono dottore in legge. Sempre dottore, Serve una mano? Ho fatto un corso di rianimazione bocca a bocca. Che bocca! È morto. No, mi pare di no. No, però bisogna portarlo all'ospedale. All'ospedale? Chi paga? Noi non avevamo un sesterzo. Anzi, dottore, io la ringrazio, ma se devo dar qualcosa, lei se ne può pure andare. Lei lo porti all'ospedale, che poi a pagaccia pensa quello che l'ha investito. Quello è scappato. E noi lo troviamo, ci sono i testimoni, tutti hanno visto tutto. Lei lo porti all'ospedale, che poi a quella auriga lo famo nero. Io sono avvocato, signora. Avvocato Cesare Appio del Foro di Roma. Un avvocato? Hai svoltato. Qui siamo tutti testimoni. Bene, lo vede? Allora, cominciamo le indagini. Com'era sta biga di mercurio? Allora, grazie, padrone. Ci vediamo domani. Speriamo che muoia stanotte, così domani non ci vediamo. Magari poi mi tocca pagare qualche tassa. Bello affare che ho fatto oggi. Vai, 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 vattene. 56 sterzi per riprendere lo schiavo che tra l'altro era il mio schiavo. Noi diciamo no! Basta! I commercianti sono stufi di pagare soldi su soldi per i trasporti. Sì, per le tasse sui locali, per le tasse sulle insegne dei magazzini. E a questa povera gente ci manca solo, a questa gente che magari è venuta dagli angoli più remoti dell'impero per cercare fortuna, a questa gente, dicevo, ci manca solo che gli mettano una tassa sull'aria che respirano. E non finisce qui, gli schiavi. Sì, perché dicono che gli schiavi che vengono dal bottino di guerra sono gratis. Bolle! Con quello che si mangiano costano più delle guerre. E allora che le facciamo a fare queste guerre? E poi che le vogliamo far pagare ai commercianti le guerre? No, noi diciamo no! Bravo! Diciamo di no, giusto? Pure io dico di no! Rimettiamo le cose a posto. Gli schiavi sono schiavi e i padroni sono padroni. I commercianti sono padroni. Bravo! Basta con le tasse. Non ne possiamo più. Poche idee, ma chiare. Io dico basta! Bravo! Mi ha levato la parola di bocca. Mi scusi se l'interrompo, ma ha fatto un discorso veramente bello, pieno di significato, zecche, la schiarificazione. Bravo. Grazie, bravo. Sì, ma i discorsi servono a poco. Ci vogliono i voti. I voti? E che deve fare quei voti? E come che deve fare? Io sono un politico. Ah, sì? Sì. Mi sembrava mezzo uno sballato. Un politico? Un politico? Allora che ci stava a fare qui sulla fontana a parlare? Ma veramente? Sì. Ma sa che io in vita mia non ho mai visto un politico di faccia? Anche se me li immaginavo un po' diversi. Come? Diversi. Come diversi? Una certa... Ma comunque, complimenti. Ma sai, io anche nel mio piccolo, io veramente avrei qualche consiglio di suggerirci qualcosa? E ci avrei tante altre cose di aggiungerci, onorevole. Questa è casa mia, io la vedo qua. Oh, ma questa casa non sa quanto mi costa. C'è la tassa sui secchi d'acqua, la tassa sui rifiuti, la ITEP, IRIT, SCIFT, quest'ultima qua ora che hanno messo, la Alimor. Ah, sì, sì, la Alimor. Quella... La rimorra è una tassa difficile da capire. No, è difficile da pagare. Oh, non ne posso più, non ne posso più. Sì, bisogna intervenire. Sì. Ma perché non intervenite voi che siete politici? Che dovete intervenire io, che sono un misero commerciante? Certo, ha ragione. Beh, guardi, lei è arrivato, io devo andare perché ho fretta e ho fame. Sì. Tanto ne parliamo un'altra volta, va bene? Onorevole, mi permette, mi sentirei onorato, gratificato e stimato di invitarla a mangiare a casa mia. Ma veramente non mi sembra il caso. Non accetta? Sì, no, è che sono stanco. Lei ha parlato bene, ha parlato tanto, però i voti bisogna pur guadagnarselo, scusi. Sì, va bene, allora accetto. La concetta vittoria delle legioni di Roma. Il Senato ha deliberato le nuove imposte. Però di stamattina c'è scritto niente. Perché? Che ci doveva sta scritto? Stamattina hanno messo sotto uno con una biga. E sai che novità? Al mercato scippano una persona ogni mezza clessidra. Se scrivessero tutto quello che succede, il giornale si chiamerebbe Erdebello Gallico. Perché
parli sempre che non sai le cose. Stamattina hanno messo sotto uno e non si sono fermati. E lo sai perché? Perché era un poveraccio, un morto di fame. Allora l'hanno lasciato lì. Non c'è più giustizia. È morto? No, ferito grave. Allora, che ci frega? Ammazza che cinismo. Ciao papà, ciao mamma. Se fosse per me, leverei tutte le bighe, chiuderei il centro storico, poi vedrai che il traffico non c'è sta più. Sì, poi all'università a piedi ci avete. Per quanto ce l'hai? Ce vado, ma stamattina ci sono andato. Bravo, che hai fatto oggi? Tanto per cominciare ci sono andato. E poi scusa papà, ma il giornale o leggi o fai finta? L'università è occupata da una settimana. Ammazza che puzza di cipolla, ammazza, mi fa morire. Oh, e falla finita, ci metti pure te. La cipolla fa bene alla circolazione e poi ti sfina le gambe. Ho capito, ma io stasera devo andare in discoteca e se puzza di cipolla nessuno mi fa ballare. Alessia, parla bene, sennò che te ci manda a fare a scuola. Mario, ma visto che l'università è chiusa, te che ci sei andato a fare? La sassaiola. Che? La sassaiola contro quelli che vogliono entrare. E chi è che vuole entrare? Parecchia gente. Infatti io sono per il numero chiuso, cioè pochi boni e soprattutto raccomandati. Ma a molte pare che noi facciamo studiare pure i burini che vengono dalle province. Ma che state a dì? Ah papà, è svegliate dal coma. Ma ti rendi conto che ormai a Roma i romani veri non ci sono più, se contano sulle dita? Oh, siamo una minoranza etnica, vogliono venire tutti a Roma, sti morti di fame. Ma morite di fame a casa vostra, no? Ma che siete, matti? Io sono un uomo di legge e questi discorsi a casa mia non li voglio sentire. Tutti hanno il diritto di campare. A casa loro sì. Sti burini. E adesso la povera gente la dovevamo trattare così? Li dovevamo mettere sotto come hanno fatto stamattina con quel poveraccio? Bravo avvocato. Pensaci tu a loro. Io non dico niente. Ecco appunto, magni della lingua. Tanto sei come loro, magni come la legione dei unni. Comunque io alle elezioni voto Onofrio al destro. Così vedi che fine gli fa fa, sì. Così rimanda a casa pure Concettina tua, betta madre. Che c'entra Concettina, scusa? Beh. Tanto romana pure lei non mi sembra. Vai, si te, te ce metti pure te. Lo vedi? Quando vi fa comodo sono tutti burini ignoranti e morti di fame. Poi però quando vi toccano a voi. Ma io adesso vado da quello che hanno messo sotto stamattina e lo difendo gratis. E sai che novità? Come se l'altro te pagassero. Ma almeno questo lo so che non mi paga. E poi vi dimostro che anche un povero disgraziato può vincere contro gente arrogante come voi. Bravo avvocato! Mi piace proprio stasera. Ma che ti sei magnato? Pane e giustizia? No, Iside, solo il pane. Perché in questa città la giustizia non c'è più. Mi lasci il passo, prego. Quando ci vuole, ci vuole. Ah, oh? È proprio lì il problema. Sì, noi diamo i soldi allo Stato, e quando poi ne chiediamo il conto di questi soldi, i soldi non ci sono più. E allora, chi si è mangiati? No. Io mi chiedo, chi si è mangiato tutto? Rispondete, chi si è mangiato tutto? Salvatore, io non so rispondere, non ci capisco niente di politica. Non parlare nell'orecchio quando si mangia, che è cattiva educazione. Senti i discorsi dell'onorevole, sono interessanti. Mi chieda scusi, onorevole, forse perché c'era la bacca in bocca piena. Io non ho capito le ultime 100 parole. Ho detto che i soldi delle tasse se li mangia l'imperatore. E noi le tasse non le vogliamo pagare. Bravo, bravo, ha capito tutto. L'abbacchio è finito. Finito l'abbacchio. Vai in cucina e ammazzo un bue. Quale bue? Per dire, portate la carne che l'onorevole c'ha fame. Ma anche io ho fame, tutto lui si è mangiato. L'onorevole è un buon gustaio. E si vede che ha abituato a mangiare. Certo, i politici sono tutti così, parlano e mangiano. Muta, l'onorevole mangia tanto perché ha tante idee. E purtroppo queste tante idee non si muoveranno da questa casa, no, non usciranno da qui. E che dici così se sono io il primo che ci do il voto a lei? Grazie, ma non basta. E poi obbligherò il nonno, sì, a dare il voto a lei. Grazie, ma non basta nemmeno quello del nonno, perché io purtroppo mi sono bruciato. Che significa? Come si è bruciato? Ma che c'era l'abbacchio troppo caldo? Vai di là, via. Sì, donna, e io sono un uomo che purtroppo è stato coinvolto in un piccolo scandalo. Piccole truffe, piccole tangenti, piccoli soldi. Ed è per questo che alle ultime elezioni io ho preso... Piccole vote. Nessun voto. È stato trombato. Nonno, che dici? No, 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 il nonno ha ragione, il termine è giusto, trombato. Sì, e allora io sono entrato in un altro partito per fare... Il riciclato. Nonno! Sì, ho cercato di innovarmi. Eh sì, perché forse le mie idee sono troppo nuove, ma la mia faccia è troppo vecchia. Ma io il voto a chi glielo do se non a lei? Te lo tieni per te, papà, voti scheda bianca. Zitta! No, perché sulla scheda bisogna mettere un nome. Ecco, io ci voglio mettere il mio, scritto grosso così, Pitagora, Pitagora. Sballavo, nonno, ma che dici? Come vai a votare te che se non sei candidato, scusa? Allora io che faccio? Vado lì e metto voto Pitagora? Fermo, aspetta, non mangiate più.
il nonno ha avuto una grande idea. Sì, potrebbe essere una vera invenzione. Inventore sono. Ti piacciono le mie idee? Molto parecchio. E a me piace la tua faccia. Sì, allora ci presentiamo a queste elezioni con le mie idee e con la tua faccia. Ma che ci devo prestare la faccia io? Scusi, non capisco. Sì, io ti insegno quello che devi fare, quello che devi dire, come ti devi comportare. E tu ti presenterai a queste elezioni. Che? Non sei convinto? No, già me lo immagino io. Vota Pitagora Salvatore. Andatevene via! Signora, sono io, l'avvocato! L'avvocato? Ma che è venuto a fare? Come stanno i paletti? Ti faccio entrare! Ma che vuole tutta sta gente? È da stamattina che sono qui. Vogliono giustizia. Tutta la suburra vuole bene, Annibale mio. Che boss, che boss! Lo sente? Certo, anche prima era un po' strano, ma con sta botte peggiorato, è peggiorato. Ma ancora sta così, lo deve portare in ospedale. Avvocato, ma come glielo devo dire, netrusco, che non tengo manco un sesterzo? Se li faccio prestare un po' dei soldi, qui fuori c'è un sacco di gente. Io lo so, la gente più è povera e più c'è il cuore grande. Su questo c'ha proprio ragione. Qua fuori ci stanno 50.000 morti di fame che per me farebbero qualsiasi cosa. Una falsa testimonianza, un furtarello... pure un omicidio, ma non gli chieda mezzo sesterzo perché gli si rivoltano contro come zanzare. Che boss, che boss. Io non lo posso sentire, sta male. A me lo dice. Facciamo così, lei chiama un medico, io vado in ufficio e prendo l'incarico di questa causa. Troviamo il colpevole, lo denunciamo subito subito e vedrà come paga. Che boss, che boss. Da come sta messo, gliene eravamo pochi dei sesterzi. Sì. E a me quanto mi costa? Niente. Io da lei non voglio niente. Mi pagherà quel boione che è scappato. Insomma, io a lei non gli devo dare manco un sesterzo. No! L'avvocato Cesare Appio ha deciso di difenderci senza farsi da manco un sesterzo! Allora non è vero che solo i poveri hanno il cuore grande. Anche lei che è ricco ce l'ha. Ricco? C'ho il cuore! E dai, Mario, non fa così, lo sai che papà scherzava, non ce l'aveva con Concetta. Cencio, dammene un altro. Segna l'avvocato? Segna, segna, così impara. Impara a difendere la plebe. Segna che mi prendo un altro e tuffo cascia con le corna, che mi devo preparare a bancatera. Oggi si beve, eh? Oggi è un gran giorno. Ah, si beve, ma anche si paga, perché vi conosco a voi della suburra io, eh. Oggi si brinda, dovresti essere contento pure tu. Finalmente abbiamo trovato uno che sta dalla nostra parte, uno che pensa pure a noi, che siamo fuori disgraziati. Ecco, a me i discorsi politici non mi interessano. Ma come? Un grande avvocato come Cesare Appio ci difende e non ci chiede soldi. E te che sei un poraccio ci chiede se stessi. Su pensa a me, poi qualcuno paga. Allora l'ho fatto veramente. E ho capito, sì, non si fa pagare dai clienti, però quando ci deve dare soldi a noi si fa rincorrere. Sto un famone. Mario, ti devo parlare, papà si è cacciato in un guaio. Sì, perché il mio fischia. Augusta, me l'hai stirata con la piega sta tunica, lo sai che non mi piace. Ah, e basta con sta storia. A proposito, dove vieni là? Che c'è da fare che ti sei messo tutto un ghingheri? Zitta, non me leva la concentrazione per quello che devo di stasera. Perché? Che c'è da fare stasera? Una causa notturna? No. Sono stato convocato dal giudice Seneca a casa sua. Da Seneca? E che te deve dire? Avrà saputo del nobile gesto che ho intrapreso e vorrà premiarmi. Quello che sto facendo dà lustro a tutta la magistratura. Finalmente ha capito che ho un'anima pura, degna, onesta di fede. Finalmente ha capito che anche io ho degli ideali. Che anche io ho... i debiti. Vado e tornerò vincitore. Come disse Cesare, veni, vidi, vici. Ricordate però che si è beccato pure 24 cortellate. Augusta, non so mica le di marzo. Tu sta attento lo stesso, pure se sono finite mezze stagioni. Avvocato, ma è vero quello che si dice per strada? È lei quel Cesare Appio? Di avvocato Cesare Appio ce n'è uno e inconfondibile. Io. Si dice che un certo avvocato Appio... cioè io? ...ha deciso di difendere un povero disgraziato senza un sesterzo. E beh, che c'è di strano? E che c'è di strano? Niente. Solo che te trovi sempre il modo per farti pagare. Prosaica, Augusta, prosaica. Io so
molto orgogliosa. Bravo avvocato. Grazie. Ma che è sta roba? Boh, pensaci te. Ave. Ave, ave. Iside, che è sta confidenza? E che l'avvocato, io lo sento uno dei nostri, un difensore dei morti di fame. Allora prega che lo pagano, perché la prossima morta di fame sei te. E allora, chi sarebbero questi nuovi poveri? Gente che vuole essere povera, gente che... Non ha voglia di lavorare. Gente che non ha voglia di lavorare, che non mi venissero a dire che sono poveri. Che non mi venissero a chiedere i soldi. Questa me la ricordo. Perché loro devono mantenere la loro identità di poveri, essere se stessi, mantenere il loro sessestismo di poveri. Quindi vi chiedo di votare Pitagora Salvatore. Se vinceremo... Che vinceremo? Che vinceremo? Le elezioni. Ah, ah, sì. Noi non faremo prigionieri. No, 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 no. Questa frase non c'è qua. Questo ce l'ho aggiunto io. Sì, ma la frase non faremo prigionieri è troppo forte, su. Allora. Chi è che mantiene i prigionieri? Il Stato. Ah. Chi è che paga il Stato? Noi. Quindi niente prigionieri. E beh, sai che ti dico? Che tu sei pronto per scendere in piazza. Ti manca solo il busto di gesso. Ebbene, e domani noi faremo il nostro primo comizio a Colle dei Serpi. Benissimo! Votate e fate stanno tutti votare. Col nemico. Pitagora Salvatore! Questo è un sacco che dice. Tu non puoi votare, ma votatemi, votatemi. Sì, sì, sì. Bravo! Ave, Giulio! Sono qua, Cesarino. Sono molto felice di riceverti nella mia umile casa. Dai che ti presento a queste nobili fanciulle, l'avvocato Cesare Appio. Piacere, io sono Mea, per gli amici Chicca, e lei è Luna. Che nomi originali! Straniere? Ma cosa fai, provolone? Ma dai, mettiti comodo. Grazie. Senti, piuttosto, ho sentito ultimamente che si parla parecchio di te, soprattutto a Roma. Indegnamente, Giulio, indegnamente. Sembra che tu ti sia offerto di difendere un certo Annibale senza alcun compenso. Che sarà mai? Cesare Appio è capace di gesti ancora più nobili. Ah, la chiami così questa stronzata? Ma ti sei bevuto il cervello? Sei impazzito? Tu lo sai chi è la mamma di Annibale? No. Una gran ruffiana! E sai cos'è la Suburra? No. Un covo di ladri! E sai chi è Annibale? Sì, è il disgraziato. Appunto. Lui è un disgraziato, vuoi diventarlo anche tu? Senti, Giulio, noi abbiamo il dovere di onorare le leggi di Roma. Ma quale dovere, quale onore? Vieni giù dalla pianta. Qui ci rimettiamo la reputazione. E poi cosa ne sai tu? Chi c'era a bordo della biga? Magari qualcuno che sta in alto. No, cominciamo con questi discorsi. Che me ne frega a me chi c'era? Io ho visto solo che quel poveraccio era lì steso per strada quasi morto. Appunto, era un poveraccio. Lascialo perdere. Lascialo al suo destino. Che faccio? Lascio al suo destino e rimango qui? No, adesso tu smammi. Perché io ho da fare. Ho molto da lavorare, una partita doppia. Tu però segui il consiglio. Rimani a casa tua e lascia a casa loro i poveri i disgraziati. Solo monte cu monte mai se giunge. Monte cu monte mai se giunge. Ecco perché sono arrivato in alto. Non sono padrone delle lingue. Ma non mi somiglia, c'ha la barba bianca. Ma che dici? Sì, certo, l'artista ha fatto qualche ritocco, ma ha rifatto esattamente la tua immagine. Che magari gli ha messo un sorriso accattivante. Ma non vedi quanto è brutto questo? Che bello, parla lui che c'ha il naso come un pesce spada. Ma che mi devono criticare? Ma no, che c'entra, oltre il consenso ci vuole anche il dissenso. Che se ne parli male, purché se ne parli. Sono un po' pentito. Che dici? Sono un po' pentito. Ma che pentito, che pentito. Pensa fra magari mille anni, no? Quando qualcheduno passeggerà qui per il Colle dei Serpi, vedrà questa statua e dirà: vedi, quello era Salvatore Pitagora. Ah, bello, allora la gente si ricorderà di me. Passando di qua, vedrà questo busto e dirà: che faccia da fesso c'aveva sto Pitagora? Ave Appio. Comodo, Fulvio, comodo. E chi se muove, avvocato? E questo chi è? La faccia mi ricorda qualcuno. Ma! Ma
Mo Cesarino, in città non si fa altro che parlare di te. Servisse almeno a fare un po' di pubblicità per i clienti. Vabbè, però ma non ci pensi mai. Il 27 è già da mo che è passato. Pure se sterzi, Poppè, da mo che sono passati. Devo andare io? No, va bene, ci vado, mo è l'ultima volta. Quando si dice da mo? Avvocato carissimo. Senatore Tresca. Ah, che devo questa visita? Una curiosità. Nei salotti siete diventato all'ultima moda. Non si fa che parlare di voi. Poppea, lasciaci soli. Via. Io sono democratico, sì, ma bisogna dire che il personale oggi di senatore... Bella strappona, però. Ma piace. So che ci trovano. Comunque è tanto bravo a fare tante cose. E si vede. Si accomodi, senatore. Lì. Sul tavolo, lei senatore. Beh, parliamo di cose serie. E che si dice nei salotti di me? Sa, io sono così discreto, ma che si dirà mai? Si parla del vostro nobile gesto e ci si interroga sul perché un avvocato come voi si offra di difendere un poveraccio simile per giunta senza compenso. Basta, non ne posso più. Tutti parlano, dicono. Non ce la faccio, lascio stare, abbandono il caso. Se la vedessero da soli. Annibale, la madre, la suburra e tutti sti chiacchieroni impiccioni. Io vi capisco e vi sono vicino. Di fronte a tanto rumore si fa presto a perdere la pazienza e anche la giusta visuale delle cose, ma sareste un pazzo. Ho detto che lascio stare. Desisto, fine! Sareste un pazzo a non proseguire in questa causa. Questa è una causa d'oro. Io ho fatto per un principio. Appunto, ma va oro. Voi avete idea di quanta gente popoli la suburra? Lo so con precisione. 50.000. Appunto. Una potenza. Cioè? Una potenza elettorale. 50.000 ex schede bianche che diventeranno preferenze per Cesare Appio, poeta del foro. Cesare Appio, cuore d'oro degli avvocati. Il rappresentante di 50.000 ignoranti. Senta, io non avevo dato tutto questo peso alla causa. Fra l'altro, senatore, mi hanno consigliato di ritirarmi. Ma un uomo come voi non deve assolutamente avere nessuna paura, nessun timore. Deve percorrere la strada che il fato gli ha indicato, incuante di chiunque del resto. A chiunque possiamo arrivare. Come voi sapete, io non mi muovo mai se non sono in buona compagnia. È vero, il signor Tresca... Senatore Tresca, prego. Mi scusi, il senatore Tresca sa come ci si muove. Lui sì che frequenta in alto. Poppea, che figure barbine. Non ti mischiare in questa storia. Ben detto, grande avvocato. Qui si fa la storia e questo è il capitolo Cesare Appio, senatore di Roma. Con quei 50.000 voti voi avrete vinto le elezioni a tavolino. Non conoscerete avversari. Ma allora la causa la devo fare. Voi farete la causa e la vincerete. Farete il candidato e sarete senatore. Del resto nel nuovo governo io ho bisogno di alleati. Vabbè, ma siamo seri, scusi, senatore. E che sono all'altezza di far politico. Ma oggi ci sono certi candidati, certa gente, con delle facce brutti perfino. A proposito, lei che è così informato, ma chi è quello che si è fatto fare tutti quei busti? Mi pare di conoscerlo, ma... È uno di quelli che vi dicevo, un burrino rifatto, un tale Pitagora. Pitagora? Pitagora Salvatore, ecco chi era. E che fa? Si presenta alle elezioni. Ma se non sa neanche parlare quello, non sa neanche che cosa sono l'educazione, il decoro. Vabbè, ma è incredibile. Se quello diventa senatore, allora io mi butto a Tevere. Ma che Dio, ce lo butto lui al Tevere in mezzo ai topi. Ma Cesare Appio, certe volgarità da voi non voglio neanche sentirle. I topi di fogna si schiacciano ad un gattone del foro come voi se li mangia in un boccone. Presto, andiamo. Dove? Alla suburra, a prendere i voti, presto! No. No. Avvocato. Ho capito che sarà dover arrivare dal brusio della folla. Signora, sta faccenda ha preso una strana piega. Lei mi deve dare una mano. Ecco, lo sapevo. Ci avete ripensato. Prima te fanno sperare e poi te fregano. Sempre la solita storia. Noi poveri siamo il giocattolo dei ricchi. Ma che dite? Io sono sempre convinto di difendere Annibale vostro. Ho capito. Volete essere pagato, ma io non c'ho un sesterzo. Però, se volete, possiamo fare una colletta. Ecco qua, sono 50.000. Ma non ci riesce, eh? Al massimo quello che remedia sono 50.000 strette di mano. E io proprio quelle voglio! Ciao avvocato, io de matto c'ho già mio figlio, eh? Che boh! Signora, statelo a sentire! E che ci fareste con queste strette di mano? Ci vinco le elezioni.
ecco 50.000 voti. Io divento il vostro senatore. Il vostro patrono, il vostro mentore. No, ma chi è questo? Voi sta a parlare difficile. Volete dire che con 50.000 crocette difendete Annibale e mio? Non solo, io difendo tutta la Suburra se divento senatore. Gente, statemi a sentire. Ha detto l'avvocato che difende Annibale e tutta la Suburra. Se lo votiamo e diventa senatore, al governo avremo qualcuno che difende noi poveri disgraziati. Bravo, finalmente qualcuno che pensa a noi. Io non più. Bravo Cesare. Aleo, senatore, senatore. Amici. Benvenuto. Commercianti. Benvenuto. Prendete oggi, pagherete domani. A pietà, paghetta appunto una pe magica. Oh, Tirchione, com'eri? Sei diventato mitico! Che ci ridete? Io sono sempre stato così, me stesso, col mio sessistismo. I commercianti siamo gente modesta, umida, gente disponibile, magnamana! Oh, eh? Da quando si è messo in politica parla pure difficile! Vai fortissimo, eh? Vai fortissimo! A Pitagora! Vieni, bello, dimmi, che c'è bello? Noi siamo una grande famiglia. 20-25 voti. Voti? Però mi devi sistemare mio nipote. Lo sistemeremo! Vai bello, vai bello. Tutti! Vai bello, vai bello. Tutti sistemiamo! Allora, pensate che Salvatore Pitagora ricambierà il favore. Ad ogni voto una raccomandazione. No, no, questo non si può dire. E io lo dico lo stesso. Bella di mamma, sta a sentire come faccio i capelli, una cascata di ricci. Te giuro. E allora? Schiattanna, colica. Nessuno accoglie il grande Cesare? Bella. Signori, alea iacta est. Oh, sto per diventare potente e ricco. Che eredità! È morto zio Lucio. E quando è morto, Giove? Perché non mi hai detto niente? Oh, Frina, ma che state a dire? Vieni a papà. Sai, Luca, papà si mette in politica. Avrai un papà onorevole. Che? Tutti voi non volevate che io facessi la causa. E invece quella è stata la nostra fortuna. Io lo dico sempre. A sta coi poveri conviene. Noi siamo ricchi dentro. A fanatica. Zitti. Allora? Sarò breve. Bravo. Da avvocato a onorevole, grazie ai 50.000 disgraziati della Suburra. Ma quelli sono morti di fame. Sì. Ma votano pure loro. E con 50.000 voti sicuri, io mi candido, mi presento e vinco. Alla faccia di chi so io! Ah, papà, ma chi te l'ha messo in testa a te tutte ste cose? Un genio, un inventore. E nonno Pitagora! Non voglio più sentire quel nome in questa casa. Ma che, sei già diventato un dittatore? No, lo è sempre stato. Ho avuto la fortuna di incontrare un grande ispiratore, il senatore Tresca. Allora è vero che nel nome c'è sta l'uomo. E con lui abbiamo iniziato la campagna elettorale. Papà, scusa, ma per organizzare una campagna elettorale bisogna avere le persone giuste, bisogna curare i particolari, puntare sull'immagine e ridisegnare il personaggio. Cioè un altro. Anche la moglie dell'onorevole deve cambiare e curare la sua immagine. Deve essere simpatica, sorridente, intelligente, interessante, che ne so. E non dimentichiamoci la pubblicità, bisogna entrare nelle case e porta a porta. La vostra faccia deve diventare un emblema. Brava Iside, o vedi che c'ho ragione a dire che anche i poveri devono parlare? Sì, sta io pure a dire. Già c'ha una lingua che gli fa due giri intorno al petto. Allora mo questa ti serve pure a te. E che cos'è? Serve per scrivere sui muri. L'ha inventata nonno Pitagora. T'ho detto che non voglio più sentire quel nome. Ma che ci scrive sui muri il nonno? Vota Salvatore Pitagora. Salvatore Pitagora! Adesso si mette anche a sporcare i muri? Non le bastava quella faccia di gesso da imbecille? Ma guardi bene questa faccia il giorno delle elezioni, eh? Il signorino si è voluto copiare l'idea a me, mi ha voluto copiare, ma è arrivato secondo e secondo arriverà anche alle elezioni. Ma l'hai mai letto il vocabolario e sul vocabolario che cosa vuol dire elezioni? Ignorante che non è altro. Che vergogna, è andata a elemosinare i voti di 4 pezzenti. 50.000, Pitagora. Pezzenti, ma 50.000. Lascia mettere, Salvatore, non ti compromettere. Ah, eh già, la politica è fatta di compromessi.
Quanto le sono costate queste elezioni, Pitagora? Ha voglia a comprar voti. Guarda, non mi fare compromettere. Si vergogni lei. Si vergogni da solo, pagliaccio. Pagliaccio sarà lei il giorno delle elezioni. Rideremo bene, rideremo. Ma lasciali perdere, sta a sprecare fiato con sti burini. Hai ragione, cara, noblesse oblige. Che hai detto? Ma che ne so. Ammazza. E in che posso servirla, gentile signorina? E voi che dite? Per fargli un busto, qui mi c'ho un carico da gesso, eh. Battuta facile. Bando alle chiacchiere, abbiamo poco tempo da perdere. Adatto, io qui 2 o 3 mesi ci perderete tempo, eh. A tetta ci vanno 6 mesi di ferie per finirla. Comunque siete stato voi a fare il busto a quel tale Pitagora? A chi? Ah, ozio, dico sì. Appena sono entrato ho capito subito che lei è un vero artista. Oh, artista, eh, namo? Senatore Tresca, ma ha visto come ha migliorato quella faccia da zoticone? Sembra un Adone adesso. L'arte non ha mai sfamato nessuno. Certo, qualche ritocco qua e là io ho dato. Certo, si se vedeva brutto, quello a me pagava. E allora il grande artista oggi dovrà superarsi. Dovrete fare un busto anche per il nostro avvocato, futuro senatore Cesare Appio. Oh, Appio so io. Sarà un busto enorme, severo, austero, autorevole! Allora tu, e fammelo solenne, no? Così l'avamo tutte serre! Del resto, guardi che differenza! Il suo è un busto severo, austero, enorme, autorevole! Se l'ha detto, solenne. Disgraziato, l'ha scambiato! Me lo immaginavo io che avrebbe scambiato i miei busti, questo disgraziato! Che fai? Come osi? Che guardi, che tocchi, gran figlio di una troiana! Farabutto, scambista! Chi ha fatto questo lavoretto, eh? Ho fatto un lavoro ecologico, la tua brutta faccia offendeva Roma! Ah sì? Bravo! Domani qui devono pulire bene, sai perché? No! Perché è tutto sporco! Ma che si è fatto? Ma che si fa così? Non si fa così! La mia immagine! Lì c'è l'orecchio, lì c'è l'orecchio! Te lo stacco l'orecchio! Che fa? Ah! Passato! Passatemi! Fermi! Passato, fermi! Pirla, siete due pirla! Schiamazzi notturni, rissa! Resistenza pubblico ufficiale! 2 anni di confino, non ve li toglie nessuno! E mi meraviglio di te, Appio! Tu che sei avvocato! Io non ho detto niente al centurione. E poi quale rissa? Menavo solo a lui. Non è vero, signor giudice, ero io che menavo lui. Però in silenzio, senza schiamazzi. In silenzio? Ma se parli pure quando dormi? Buffone! Ehi, buffone, tu! Animale, ci vediamo alle urne! Non ti vedo io alle urne, io ti schiaccio! Ma cosa vuoi scherzare, pirla chiuto? Questi qui vogliono fare i politici. Dovete stare a casa. Il vero uomo politico ha un codice d'onore e di comportamento ben preciso. Primo, non farsi mai beccare dalla giustizia. Voi non avete ancora cominciato e siete già qui davanti al giudice. Ma cosa credete di fare? Dove volete andare? Vergognatevi! Ma allora, giudice, niente pena. No, pena me ne fate moltissima di pena. Li porti fuori, si sono già condannati da soli. Allora, le possiamo slegare? No! Slegateli fuori, dopo averli divisi. Appena sarò eletto, abolirò tutti i giudici. Certo, hai paura, ho paura. Avvocato Appio, vieni qui. Vieni, vieni. Adesso basta giocare a fare i politici. Tu ci stai mettendo tutti nei guai. Vieni, guarda, guarda qua. Oggetto. Danni biga di servizio il giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre la biga di servizio di Stato percorreva, eccetera, eccetera, si trovava di fronte ad un plebeo che finiva sotto le ruote della suddetta. La biga riporta una grossa mancatura. Il valore della riparazione si aggira intorno ai 300 sesterzi. Si richiede a codesto tribunale di trovare il plebeo colpevole per risarcimento dei danni. Hai capito come stanno le cose? Ho capito, sì. Era una biga di Stato. E certo che era una biga dello Stato. E non si sa chi c'era su. Guarda, Appio, lascia perdere questa causa persa perché qui l'affare si ingrossa. Si ingrossa, sì. È una vergogna. Una biga di Stato.
E questo sarebbe lo Stato dalla parte dei cittadini. Prima li mette sotto e poi chiede risarcimento. È tutto da cambiare, sai, caro Seneca. Tutto. Ed io, Cesare Appio, cambierò le regole di questo Stato malato. Ma dove vai? Hai le mani legate. Lo so, abbiamo tutti le mani legate. I voti bisogna prenderseli così, casa per casa, uno per uno. Quando è che ti metti a lavorare? Qui in casa non c'è più un sesterzo, manco per comprare il pane! Oh, io sono stanco, sono nato stanco e non c'ho voglia di lavorare! Beh, certo, sei nato patrizio, tu! Busso! Che c'è, che volete? Scusate, ho sentito dire che siete patrizi, vero? Ah, da vede! Ma che patrizi, qui non c'è un sesterzo per piagne! Bene, benissimo, benissimo! Io sono qui perché? Perché vi devo dire una cosa. Vota Salvatore Pitagora, daccene uno. Sì. Salvatore Pitagora dalla parte dei patrizi. Lei non vuole lavorare? Giusto, perché devono lavorare gli schiavi. E io vi difenderò i vostri diritti. È giusto, e c'hai ragione. Ricordati, signora, di votare Pitagora Salvatore. Te qua. Ma c'è ancora più ragione. Votate Salvatore Pitagora. Pitagora! Sì, 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 sì. Pita, andiamo perché dobbiamo fare tutto il quartiere. Tutto il quartiere? E quanto ci costa? Quanto ti costa? Che c'è ancora? E voi chi siete? Salve, sono Cesare Appio, il candidato dalla parte dei cittadini. Alle elezioni un solo segno, un solo voto. Il voto a Cesare Appio. Ma trovate io un lavoro invece di romperli costi! Signora! Se vincerò le elezioni ci sarà lavoro per tutti! Ma io non c'ho voglia di lavorare! Il candidato ha detto per tutti, dunque anche per vostra moglie! E questa è un'idea interessante, per chi dovrei votare? Cesare Appio, dalla parte dei cittadini. Grazie, me ne ricorderò! Salvatore, allora tu ti siederai qui, poi a metà della cena ti alzi in piedi e fai il discorso. E perché proprio a metà cena? Perché se lo fai alla fine della cena, questi sono tutti imbriachi e chi ti ascolta? Giusto, una bella cena elettorale. Scusi, che cosa si mangia? Cominciamo con fave e pecorino. Ti imballa il sugo di lepre, sì. Abbacchio, scarola, una bella torta di mele e vino rosso come se piovesse. Torta di mele? Mi piace. Chi è che paga? Tu. Io? Sì. Perché devo pagare io? Scusa. È perché è una cena elettorale, no? Se non gli paghi da mangiare, quelli non votano per te. Se no mangiano per i fatti loro e votano per chi gli pare. Allora facciamo solo fave e pecorino, basta. No. Tu vuoi i voti dei patrizi e devi offrire una cena patrizia. Era meglio se mi schieravo con i plebei. No, c'è già Cesare Appio. Ma la torta con le mele per forza la dobbiamo mangiare? Quindi, il prossimo settimo die, un solo segno, un solo voto. Il voto a Cesare Appio! Ammazza che zozzeria. Ma che abbiamo offerto per cena dopo i morti? La cena elettorale deve essere all'altezza degli elettori. Offrire una cena più elegante li avrebbe potuti offendere. Sì, ma io ho pagato quanto un matrimonio. Che me sta a fregare? Salvatore, per noi le cose si mettono molto male. Vengo adesso dall'Abacus. Non lo conosco, io. Un posto dove si fanno i sondaggi. Sai cosa sono i sondaggi? No. Si scelgono delle persone e gli si fanno delle domande. La ruota della fortuna. Ma no, i sondaggi... Comunque, i sondaggi ti danno perdente. Ma si vede che hanno chiesto alle persone sbagliate. Purtroppo Abacus non sbaglia quasi mai. Quello Cesare Appio è in netto vantaggio. E se continua così, noi perdiamo le elezioni. E non solo questo, senti. Senti, Salvatore. Assumo, ti lascio, ma ascolta. Sì. Ma che c'è? Ti devo dire una cosa segreta. Qui dobbiamo intervenire subito. Perché se no domani riceveremo una mazzata finale domani. Domani io sono al Costanzus. Di fronte al pubblico a quell'avvocaticchio là me lo mangio. E ti rimane qua, perché l'avvocaticchio c'ha l'asso nella manica. Sai con chi ci va da Costanzus l'avvocaticchio? Ci va con Annibale. E quello Annibale farà una scena pietosa. E così noi perderemo tutti i voti, perché alla gente le scene pietose piacciono. Noi sai che facciamo? Andiamo da sto Annibale e gli tappiamo la bocca. Hai capito? Per sempre. Non hai capito? Se noi ne facciamo una vittima diventa un martire e noi perdiamo tutto. No, 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 no. Salvatore, Salvatore! Lasciami il braccio! Ascolta, zitto! Noi gli dobbiamo fare una proposta che lui non può rifiutare. E che paga? Tu! Sì, non possiamo mica perdere tutto proprio adesso. Salvatore, Salvatore! Ma non ti piace! Ascolta, stiamo ballando e balliamo. Voglio vedere quanto mi costa questo ballo. E la stuccata finale, caro Appio! La testimonianza di Annibale sarà determinante! Ma dove stiamo andando? A destruire Annibale! Vai, cara Boffea. Tu credevi che io stavo così?
le mani in mano quello che dirà Annibale al Costanzo Svaleoro. Ma chi? Il famoso presentatore? Eh sì, come tutte le elezioni, lui chiederà l'intervista ai cittadini e noi andremo a fare un figurone. Buongiorno. Buongiorno. Signora, buongiorno. Buongiorno. Come vanno le cose? Buongiorno. Da una parte bene, dall'altra male. Ecco, questo è quello che va male. 3 giorni di cure non sono serviti a niente. E cos'è che invece va bene? Che c'avevate ragione voi, avvocato. Questo incidente, la gallina dalle uova d'oro. Pensate, lì là c'è solo 2 tizi che mi hanno dato 50.000 sesterzi. Brutto sciacallo, che cosa ci fa lei qui? Brutto sciacallo lei, che vuole vincere le elezioni sulla pelle di queste morte di fame, queste disgrazie. A fin di bene glielo dico. Oh, io la povera gente la difendo. E io la pago. Domani il suo testimone al Costanzo Show resterà muto come un pesce. Ma è giusto pagare tutti questi soldi a questo qua che dice solo bocce? È meglio non rischiare, credimi. Le bocce. Eccoli! Allora non era un sogno! So veri! Le bocce! Le bocce! Annibale! Figlio mio, ma tu parli! Hai ricominciato a parlare! Ma guardate che bocce! Beh, cosa ci avete da guardare? Le bocce. Avvocato, voi siete un benefattore, pure la vostra segretaria! Annibale mio, parla! E domani dovrà parlare ancora di più! Dovrà raccontare per filo e per segno tutto quello che è successo. Avvocato, certo, adesso che parla, domani dirà tutto quello che vuole. Tu devi stare zitto, io ho pagato 50.000 sesterzi per stare zitto. Zitto per 50.000, ma da 60.000 in su parla. Ma che vuol dire? Che la signora alza il prezzo, Cesare paghi 60.000 sesterzi e vedrà che Annibale parlerà. Avvocato, il ragazzo deve fare convalescenza, su, namo. 60.000, 60.000 non bastano! Ha ragione il ragazzo, no? E allora noi gliene diamo 90.000 per farlo tacere. Noi chi? Noi tu, sì. Paga, perché sennò le elezioni ce le scordiamo. Ecco qui, 90.000 sesterzi. Ammazza, Annibale mio, sei forte. Tu domani devi parlare e parlerai come una suocera. Oh, io qui mi sto a giocare tutto. Che vuoi per parlare? Io voglio le bocce. Ma che sta dicendo? 100.000 sesterzi o le bocce? 100.000 sesterzi? Ma che, sei matto? Allora le bocce. Avvocato, mi difenda, questo Annibale sta esagerando. Oh, beh, in politica si fa questo ed altro. Le bocce. Oh! E va bene, sta buono con quei mani. 100.000 sesterzi. Volevo ben vedere. 100.000 sesterzi, ma se mi ritocchi Poppea con un dito, te faccio mettere sotto da un'altra biga. Ma questo è amore vero? Cesare, sei un fenomeno. No, è Annibale il fenomeno. Siamo ricchi, siamo ricchi. E allora 300.000 sesterzi. Ma di chi ce l'ha questi sesterzi? Ma come, non ribattiamo? Ma che ribattiamo? Che ribattiamo? Noi bocce non abbiamo, l'avvocato c'ha un sacco di soldi. Ci rinuncio al Costanzo Suscio, vuol dire che continuiamo il porta a porta, dai. Mi prendi su? No! Sordi dati, sordi perduti. Purtroppo, antica Rex romana. Cioè, che perdi tutti i soldi miei. Che bella legge, legge. Che bocce! Che bocce! Annibale! E mo? L'ex romana, caro Cesare Appio. Con queste elezioni che l'Olimpo c'ha la manni buona. Pongo un brindisi a colui che tra poche clessidre verrà eletto senatore, cioè io! Chi festeggia prima del tempo si porta sfortuna di se stesso! Arriva Paxos! È in vantaggio Appio! E voi! Poi c'è Pitagora, segue una ruota tenaglia, Calpurnio e Agro. Bravo Cesare, sono stata proprio lo scema, non fidarmi di te. Si porta sfortuna da solo! Propongo un brindisi a colui la quale vincerà questa elezione, cioè Pitagora Salvatore. Pago io e offro a tutti i miei elettori che mi faranno vincere queste elezioni. Per adesso sono in vantaggio io. Beati i secondi che saranno i primi. Beati gli ultimi, se dice a Roma. Ah, ma a proposito dei ultimi, ma sto Tenaglia che è terzo, ma chi è? Ma che sta a preparare qualche scherzetto? Ma no, non conosce nessuno. A ste elezioni si sono presentati porci e cani. Basta vedere l'altro tavolo. C'hai ragione. Salvatore, senti, ma io non capisco. Ma questo Tenaglia, qui? Mai sentito nominare? Non lo so questo. Sarà qualche giovane... Senti, tu lo conosci tu, Tenaglia? Io?
non la vedi e non la saccio. Muta sono. Brava, stai diventando una vera donna, per cui io brindo a mia figlia Concetta, la quale è la figlia del vincitore di questa elezione. E portami pure del formaggio per tutti che pago io. Evviva! Allarghiamo, che io qui segno tutto, eh. Segna, segna. Poi domani quando viene a chiedermi la raccomandazione, segno io. Segna, bello. Arriva Faxos. Ecco, Pitagora assicurato ampio. Poi Tenaglia, Agroppo e Cornelio. Salvatore, Salvatore, Salvatore. Oh, state zitta, te. Ma che famo, se ritroviamo un onorevole sul pianerottolo? Caro Pitagora, lei aveva proprio ragione. Beati i secondi, perché saranno i primi! Io a lei la voglio vedere ultimo, guarda. Io offro a tutti due bicchieri di vino e un cosciotto d'agnello. Ma sì? Lei offre un cosciotto perché perde. Io che vinco offro un agnello intero, uno per uno! Io che ho appena vinto le elezioni offro due anfore di vino e due agnelli per ogni tavolo! E io offro un quarto di bue e tre cassette di pesce fresco. E io 100 chili di grano. Arriva Faxos. Moruto, aspetta, Faxos, aspetta che voglio giocare ad azzardo. Mi deve dire chi è arrivato secondo. Secondo è arrivato Cesare Appio. No! Secondo è arrivato. Senti, chi è arrivato terzo? Terzo è Salvatore Pitagora. Non ho sentito, scusa, chi è arrivato terzo? No? Salvatore Pitagora è arrivato terzo. Fatela adesso una bella risata. Scusa, ma chi è arrivato primo? A sorpresa, all'ultimo momento Tenaglia ha stracciato tutti. Tenaglia? Ma questo Tenaglia non l'ho mai visto. L'hai visto, l'hai visto. Sono io, Annibale Tenaglia. Annibale Tresca. Firmino, traditore! Questo non è tradimento, è politica. I sordi non sono tutto nella vita, ma... coi sordi vostri e i consigli loro, vincere è stata una passeggiata. Ma, senatore Tresca, l'anima dei miei antenati sua. Chissà, viva una voce del popolo veritiera, e quale migliore voce se non quella di Annibale, un uomo vero vivace. Firmino, avete fatto vincere un pezzente. E che pezzente? Annibale è l'uomo più ricco della Suburra. La colpa è di chi gli ha dati 100.000 sesterzi. Ma l'idea di dargli i soldi di chi è stata? Io gliene avrei dati pochi, io non sono un avvocato, sono un povero commerciante, va bene? E allora io non c'ho più un sesterzo per colpa sua. Oh, Apiagnoni, a proposito dei sesterzi, io voglio sapere chi paga il conto qui, eh? Amatriciano, va a disturbare un altro tavolo, va. Voi, tu che paga, paga lui che è arrivato prima di me. No, e lei è l'ultimo, gli ultimi saranno i primi, lo dice il proverbio. A me non me ne frega niente, io voglio sapere chi paga il conto. Io? No, ma che stai dicendo? Come fai a pagare? Lo pago io. Con questa. Questa? Mm-hmm. E che è questa? Questa notte ho fatto un certo sogno. Carta di credito. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi pulcherrima dea, lei era la dea Pompea. Traffico, sfighe, armi, lettighe, notti sbrave e barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Benur, hello Benur. SPQR toga, SPQR body. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone in minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su radio marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR toga.